Nel 1980, una coppia di assassini compie una serie di omicidi cruenti sullo sfondo della Sunset Strip di Los Angeles. Disprezzo totale per la vita umana. Il peggio del peggio. Douglas Clark e Carol Bundy hanno messo in atto i loro desideri più oscuri, lasciandosi alle spalle una scia di sangue. Era una coppia infernale, il peggior incubo di tutti. Cosa li ha spinti a compiere crimini così orribili? Lei ha vissuto una vita di abusi, a cominciare dal padre. Clark e Bundy sono nati per uccidere. Di giorno, la Sunset Strip è nota come ritrovo della bella gente di Los Angeles. Ma quando cala il buio, diventa un luogo completamente diverso. Di notte si trasforma. Hollywood ha sempre avuto questa reputazione. Da giovane ho lavorato come agente sotto copertura quando la prostituzione era una vera piaga. C'è sempre stato un lato oscuro. Mai oscuro quanto l'estate del 1980, quando un predatore mette gli occhi sulla città degli angeli. Ci siamo accorti di questa serie di omicidi quando sono state ritrovate due sorelle in un quartiere di Los Angeles. Sono stati ritrovati i cadaveri di due giovani donne sul ciglio dell'autostrada. Non saranno le ultime. A Glendale abbiamo trovato una donna uccisa a colpi di pistola alla testa. Le donne di strada vengono prelevate dalla Sunset Strip, uccise e gettate sulle strade e tra le colline. Un uomo a caccia di serpenti a sonagli ha sollevato un materasso e ha trovato un cadavere. Le ragazze sulla Sunset Strip erano terrorizzate e non sapevano quando l'assassino avrebbe colpito di nuovo. Mentre la conta dei corpi aumenta, il colpevole viene soprannominato Assassino della Sunset Strip, un killer capace delle atrocità più scioccanti. Un'altra ragazza è stata decapitata e il suo corpo è stato lasciato dietro a un ristorante. È stato orribile. Avevamo a che fare con una persona più feroce che mai. Le aveva tagliato la testa e se l'era portata via. Sembrava un film dell'orrore. Era il peggior incubo di tutti. A luglio vengono ritrovati i cadaveri di almeno 6 giovani donne. Gli inquirenti non hanno idea di chi possa essere l'assassino. Era così strano. Chi era? Non avevamo mai affrontato un caso del genere. Una verità straordinaria e inaspettata emerge solo attraverso un delitto apparentemente non correlato. Finora le vittime sembrano essere tutte fuggiasche o prostitute. Ma qualcosa cambia. Jack Murray era un cantante australiano che cercava fama e fortuna ad Hollywood. Jack e io ci siamo conosciuti al Jerry Lewis Telethon. Mi ero offerta come volontaria per rispondere al telefono e raccogliere le offerte. Abbiamo iniziato a chiacchierare e ogni volta che c'era una pausa continuavamo a parlare. Quando la maratona è finita mi ha chiesto se volevo uscire con lui e io gli ho detto di sì. 10 giorni dopo ci siamo sposati a Las Vegas. Jack Murray era un personaggio interessante. A Los Angeles era il classico artista di nicchia. Non ha mai fatto parte dello showbiz. Jack Murray non ha un grande successo. Però ha il suo pubblico in un bar al nord di Hollywood chiamato Little Nashville. A mio marito piacevano le fan adoranti e le donne che crollavano ai suoi piedi. Aveva un ego smisurato.
Nell'agosto del 1980, Jack Murray scompare dopo un'esibizione. Di solito si addormentava nel furgone se aveva bevuto troppo. E tornava a casa il mattino dopo. Quando ho visto che non era rientrato, mi sono preoccupata e sono andata alla polizia a denunciare la scomparsa. Quella notte Jack è stato visto con una cliente del locale, l'infermiera 37enne Carol Bundy. È stato visto per l'ultima volta con Carol all'orario di chiusura. Aveva capelli castano chiaro, era robusta e secondo me somigliava a un topolino. Era piuttosto bassa, portava degli occhiali molto spessi, come se fosse miope, molto miope. Diversi giorni dopo la scomparsa, la polizia riceve una soffiata sulla posizione del furgone di Jack. Si trova a due isolati dal bar dove sono stati visti lui e Carol. Le persone che abitavano lì vicino si sono lamentate dell'odore proveniente dal furgone. Jeanette Murray riceve la notizia che temeva. Mi hanno detto che avevano trovato il furgone. Io è morto, vero? Hanno risposto sì. E io devo andare all'obitorio per il riconoscimento. No, signora, non c'è bisogno. Gli inquirenti hanno un buon motivo. Era stato decapitato. Mancava la testa. Non volevano che ci andassi perché non c'era nessuno da riconoscere. Gli hanno sparato. È stato accoltellato, mutilato e decapitato. Jack Murray sembra essere vittima di un maniaco omicida. Ero ancora a casa. Mi sono stati recapitati molti pacchi e dovevo firmare. Non li ricevo mai, ho pensato. Oh mio Dio, se ne apro uno. Ero terrorizzata. Temevo che mi avessero spedito la testa. Carol Bundy, l'ultima persona con cui è stato visto Jack, viene chiamata per un interrogatorio. Ad accompagnarla c'è il fidanzato, Doug Clark. Il comportamento della coppia inizia a destare i sospetti della polizia. Non sapevamo chi fossero, tranne che erano dei testimoni. Ma in realtà non lo sembravano affatto, soprattutto Doug. Non avevano assolutamente niente per trattenere Carol e Doug, nonostante Doug avesse sudato moltissimo. E la cosa ha allarmato gli investigatori. Due giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Jack Murray, Carol Bundy si reca all'ospedale dove lavora con una storia scioccante. Ha iniziato il turno intorno alle 7 di mattina e quando ha cominciato a lavorare ha detto qualcosa di inappropriato. La Bundy comincia a raccontare alle colleghe storie di mutilazioni e omicidi. È rimasta lì e ha cominciato a raccontare quello che era successo alle infermiere scioccate. Così le colleghe hanno chiamato la polizia. Gli agenti si sono precipitati lì e hanno circondato l'edificio, ma Carol è riuscita a fuggire e a tornare a casa sua. La polizia è entrata e ha frugato nel suo armadietto e tutti temevano che al suo interno avrebbero trovato la testa. Carol riesce a evitare la polizia all'ospedale, ma gli agenti si recano a casa sua e si trovano di fronte una rivelazione inattesa. L'11 agosto del 1980 siamo venuti qui dove abitavano Doug Clark e Carol Bundy. Gli investigatori hanno bussato alla porta e lei ha aperto con in mano delle mutande, sostenendo che appartenevano a una delle vittime di Doug. Carol afferma di aver ucciso Jack Murray e che il suo fidanzato, Doug Clark, è il famigerato assassino della Sunset Strip.
Il livello di depravazione raggiunto dalla coppia sconvolge gli inquirenti. Nel 1980, Carol Bundy e il compagno Douglas Clark vengono arrestati per una serie di efferati omicidi che affliggono la famosa Sunset Strip di Los Angeles. Carol Bundy rivela alla polizia i dettagli raccapriccianti su come almeno 6 giovani donne e un uomo abbiano perso la vita in modo cruento. Chi è questa coppia omicida? E come è cominciata la loro follia? Carol conosce Douglas Clark nel 1979 a Little Nashville, il bar in cui si esibisce la vittima, Jack Murray. Ho visto Douglas al Little Nashville. Era un ragazzo molto attraente. Clark è un chiacchierone e ha un'aria sofisticata da straniero. Ha avuto una giovinezza privilegiata. Il padre era in Marina. E la famiglia viaggiava molto. Ha vissuto per un po' sull'atollo di Kwajalein e in India. Poi i genitori l'hanno mandato in un collegio in Svizzera. Ha frequentato la scuola internazionale a Ginevra. Carol Bundy, invece, ha avuto un'educazione molto diversa. Carol, o meglio Carol Mary Peters, ha avuto un'infanzia davvero terribile. Il padre era un alcolizzato violento. Anche la madre era alcolizzata e la picchiava. Quando Carol aveva 9 anni, è stata respinta dalla madre per chissà quale motivo. L'ha chiusa fuori di casa, non voleva farla entrare e continuava a dirle: «Non sei più la mia bambina». La madre è morta quando lei aveva 11 o 12 anni e il padre voleva che lei la sostituisse in famiglia. Doveva prendersi cura della casa, cucinare e fare tutto quello che avrebbe dovuto fare la moglie. Le richieste vanno oltre i semplici lavori domestici. La faceva dormire nel letto con lui ed è diventata una specie di oggetto sessuale. Mentre la giovane Carol Bundy svolge il ruolo di casalinga, Douglas Clark sembra godersi la sua adolescenza. Quando era a Ginevra, ha avuto le sue prime esperienze sessuali da adulto. Molte ragazze erano felicissime di uscire con un giovane americano che aveva una meravigliosa collezione di dischi e una scorta di whisky americano. Clark si considerava il re dei rapporti occasionali. Parlava un po' di francese, citava Shakespeare. Era un tipo molto raffinato e decisamente impeccabile. Ma non tutti cedono al fascino di Clark. Alcuni lo considerano strano. C'era una ragazza che gli piaceva e un giorno ha provato a baciarla. Lei ha detto di non avere mai dimenticato i suoi occhi. Aveva uno sguardo strano e profondo che sembrava volesse penetrarla. Con il passare degli anni, la sorte di Carol Bundy non migliora. Da piccola era una bambina adorabile, ma con il tempo è diventata insignificante e si è trasformata in un'adolescente goffa e poco attraente, mentre la sorella era molto più carina. Ha iniziato a rubare durante l'adolescenza ed è diventata promiscua. Aveva un seno molto grande e ha scoperto che piaceva molto ai ragazzi. Usciva anche con uomini più anziani. Non si prostituiva, ma accettava soldi dalle persone con le quali faceva sesso. Sicuramente era svantaggiata. Era in sovrappeso, goffa. Indossava occhiali molto spessi per via dell'astigmatismo. Per lei era difficile trovare l'amore. Ed è per questo che è diventata molto promiscua. Anche Douglas Clark sembra sviluppare un atteggiamento malsano nei confronti del sesso. Dopo essere stato espulso dalla scuola di Ginevra, la famiglia lo manda in una scuola privata negli Stati Uniti e lui inizia a nascondere dei nastri registrati nella sua stanza. Era un voyeur,
Seduceva le giovani donne, le registrava su audiocassetta e le faceva ascoltare agli altri studenti. Fin da giovane ha iniziato a concedersi pratiche sessuali di tutti i tipi, alcune delle quali immorali e poco desiderabili. Doug non ha mai smesso di vantarsi delle sue imprese sessuali. E quando qualcuno se ne vanta troppo, bisogna sempre chiedersi cosa stia cercando di nascondere. Nonostante l'istruzione da privilegiato, Doug Clark non riesce a esprimere il suo potenziale. Alla fine si ritrova a Los Angeles a lavorare come operaio in una fabbrica di saponi. Non avendo un posto dove stare, adesca donne di mezza età nei bar che fanno musica country, in cerca di un letto. A Little Nashville conosce Carol Bundy. Lei non andava molto d'accordo con gli altri, ma credo che fosse per via della sua bassa autostima. Non riusciva proprio a relazionarsi con le persone, sentiva di non avere nulla da offrire in un rapporto. Non era attraente, era molto più vecchia rispetto a Clark. Ha vissuto una vita di abusi, a cominciare dal padre, e aveva avuto molte relazioni violente. Così, quando ha conosciuto Clark, è diventato una vera ossessione per lei. Avrebbe fatto di tutto per catturare la sua attenzione. E l'ha fatto. Lui mi ha detto che non riusciva a capire perché fosse così popolare con le donne, nonostante non fosse nemmeno particolarmente dotato. Qualsiasi conoscente maschio con cui abbiamo parlato lo odiava. Doug piaceva solamente alle donne di strada. Non aveva una vita sociale. Era un ragazzo molto strano. Riusciva a cavarsela, grazie al suo fascino e alle maniere suadenti, alle lusinghe e all'apparente raffinatezza, impressionando le donne che non avevano mai ricevuto attenzioni del genere. Doug Clark finisce nel letto di Carol Bundy e inizia a condividere con lei le sue fantasie sessuali. Lei era molto attratta sessualmente da lui, ma lui a un certo punto della loro relazione le disse che non era più soddisfatto e che avevano bisogno di spingersi oltre. Doug le ha parlato del suo desiderio di catturare e sottomettere una giovane donna e di tenerla prigioniera come schiava sessuale. E Carol ha assecondato questa fantasia. Clark ha visto in Bundy qualcuno da sfruttare per poter fare quello che voleva e gratificare se stesso. Lei ha iniziato davvero ad assecondarlo, nonostante lui la maltrattasse, dicendole che non stava facendo le cose per bene e che si era stancato di lei. Ma lui ha continuato a denigrarla e lei doveva fare sempre più cose per accontentarlo. Qualunque cosa facesse, lei sprofondava nuovamente verso il basso. Durante la custodia della coppia sospettata per gli omicidi sulla Sunset Strip, Carol Bundy racconta alla polizia come hanno messo in atto le loro oscure fantasie. La storia comincia 2 mesi prima, a giugno, con la scomparsa di 2 adolescenti. La 15enne Gina Marano e la sorellastra 16enne Cynthia Chandler, scappate di casa e da poco dedite alla prostituzione. Cynthia, la più grande, ha iniziato a prostituirsi per guadagnarsi da vivere. La più piccola non lo faceva, ma era sempre insieme a lei. I genitori le stavano cercando la notte in cui sono stati ritrovati i cadaveri. Le cercavano da giorni. Il 12 giugno le due ragazze vengono ritrovate a faccia in giù, nella boscaglia accanto all'autostrada. Avevano sparato a entrambe alla testa e Cynthia era stata colpita anche al petto. A giudicare dalle condizioni dei vestiti, sembra che siano stati compiuti atti di necrofilia.
perché la tuta rosa della giovane Cynthia era stata squarciata di lato. E secondo uno degli investigatori, non sarebbe stato necessario rimuoverla in quel modo se fosse stata viva. Secondo Carol Bundy, Doug Clark le ha confessato i delitti soltanto dopo che lei aveva scoperto gli abiti insanguinati nella sua auto. Le ha detto che aveva raccolto le ragazze sulla Sunset Strip. Stavano aspettando un autobus sedute a una fermata. Voleva che le ragazze gli praticassero sesso orale, ma loro si sono rifiutate. Lui si è infuriato e ha detto loro che volevano solo i suoi soldi. Lui ha affermato che alla fine ha convinto la ragazza bionda, Cynthia, e mentre lei era intenta nell'atto, si è voltato e ha sparato alla sorella Gina. Cynthia si è spaventata e si è alzata, ma lui le ha sparato. Poi le ha portate nel garage che aveva a Burbank, nella valle di San Fernando. Ha posizionato i loro cadaveri lì dentro e ha fatto loro di tutto prima di gettarle dove sono state ritrovate. Ha dato sfogo alle sue fantasie necrofile, con o senza Carol. Nonostante la coppia condividesse le proprie fantasie, sembra che Carol Bundy avesse delle riserve. Il 14 giugno Carol fa una telefonata anonima ai detective che indagano sugli omicidi di Cynthia e Gina. Ma la chiamata si interrompe accidentalmente. Lei non richiama. In seguito la polizia ha scoperto che la Bundy è passata dal voler confessare i crimini di Clark ad esserne complice, quando ha iniziato ad essere coinvolta nei suoi passatempi perversi. Doug Clark andava in cerca di prostitute. Carol sfruttava il suo aspetto materno e rassicurante per fare in modo che le ragazze si sentissero al sicuro e salissero in macchina. Le accompagnava lei e loro salivano in macchina contente. Poi arrivava lui e sappiamo bene cosa succedeva. Si faceva praticare sesso orale dalle vittime e poi sparava loro alla testa. Era malato. Questo è Doug Clark. È un comportamento piuttosto deviante, ma direi che è naturale per questi individui che ne vogliono sempre di più. Gli piaceva molto quello che stava facendo e sembrava farla sempre franca. Aveva adottato una buona tecnica sfruttando Bundy per aiutarlo a trovare le sue vittime e sembrava che non gli bastasse mai. Tuttavia, ben presto, Carol Bundy non si accontenta più di seguirlo senza partecipare attivamente, ma vuole unirsi alle fantasie mortali di Clark. Nel 1980, Douglas Clark uccide brutalmente le sorellastre Cynthia Chandler e Gina Marano. Lui confessa il tutto alla fidanzata Carol Bundy, la cui prima reazione è chiamare la polizia. Ma ben presto cambia idea. Non solo svanisce lo shock per gli omicidi, ma Carol inizia ad alimentare ulteriormente le fantasie di Clark e a partecipare in modo attivo agli omicidi. Il 20 giugno, Carol Bundy sta per commettere il suo primo omicidio. La coppia si dirige sulla strip per adescare una prostituta che si fa chiamare Katie. Carol ha descritto Katie come una ragazza dolce e compiacente. Una biondina di circa 17 anni che ha esitato un po' prima di salire in macchina. Carol era sul sedile posteriore con una pistola e Doug era seduto davanti con Katie. Seduta dietro, Carol deve segnalare a Doug Clark se vuole sparare lei stessa alla ragazza. Si è creata un po' di confusione e alla fine è stato Doug a sparare a Katie. Poi lui ha continuato a guidare mentre Carol cercava di togliere i vestiti alla ragazza.
In seguito Carol ha affermato che è stata una seccatura spogliare una ragazza in fin di vita. I comportamenti perversi di Clark continuano ad aumentare. E il desiderio di mettere in pratica le sue oscure fantasie porta alle morti di Karen Jones e di Exie Wilson. Il caso successivo è quello di due prostitute che erano arrivate a Los Angeles dall'Arkansas e che lavoravano sulla Sunset Strip. Erano state insieme al ristorante Connie, una specie di fast food vicino al Sunset Boulevard. All'alba del 23 giugno viene ritrovato il cadavere della prostituta 24enne Karen Jones dietro a un ristorante di Burbank. A Glendale hanno trovato una donna uccisa a colpi di pistola alla testa, in seguito identificata come Karen Jones. Karen in realtà aveva abbandonato gli studi universitari. Aveva vinto una borsa di studio, ma era rimasta incinta e dopo la nascita del figlio ha iniziato a prostituirsi per mantenere lei e il bambino. Per questo è venuta in California. Più tardi, quella stessa mattina, il detective Leroy Orozco viene chiamato in un vicolo di Studio City, dove scopre le prove di un crimine di una brutalità inquietante. I dipendenti del ristorante sono arrivati presto e andando a buttare la spazzatura hanno visto un cadavere che giaceva lì. La ragazza era stata decapitata e la testa non si trovava sul posto. Abbiamo cercato in lungo e in largo, controllando i secchioni della spazzatura, nella speranza di trovare la testa, pensando che ci fosse una possibilità. Abbiamo inviato le impronte digitali all'FBI e abbiamo scoperto che si trattava di Exie Wilson di Little Rock in Arkansas, una prostituta arrestata più volte. Tuttavia, la vera portata dell'indole crudele dell'assassino emerge solamente 4 giorni dopo, quando viene fatta una scoperta raccapricciante. Una notte, un uomo, mentre rientrava, ha visto una cassa di legno in un vicolo vicino a casa sua. Questo è il vicolo. Si è avvicinato, pensando che dentro ci fosse qualcosa di valore. Poi, quando l'ha aperta, è rimasto scioccato. C'era qualcosa di duro avvolto nei vestiti. Ha trovato i resti di una testa umana. La testa di Exie Wilson viene ritrovata in una scatola di legno decorata. È arrivato il medico legale per controllare i resti. Ha messo il termometro nella gola per misurare la temperatura corporea al momento del ritrovamento e verificare la condizione termica. Ha detto: è congelata. La confessione di Carol Bundy rivela la sordida depravazione in cui sono sprofondati lei e Clark. Ha spiegato come in questo caso lui abbia agito da solo. Doug è andato a caccia e ha visto Exie. Ha cercato di farla salire in macchina, ma lei l'ha preso a parolacce. A lui non è piaciuto. Exie e Karen Jones erano insieme ed è stato difficile separarle, ma alla fine Exie è salita in macchina con lui. Lui pensava che Exie fosse una ragazza scortese e volgare, e questo, dal punto di vista di Doug, era un pretesto sufficiente per sparare a qualcuno. Dopo averla fatta mettere nella posizione che voleva, le ha sparato alla testa. Clark ha portato il corpo di Exie sulle colline di Hollywood e in un parcheggio ha tirato fuori dal bagagliaio quello che lui chiamava borsa dell'assassino. Era una sacca contenente carta da cucina, guanti di gomma, coltelli affilati e disinfettante. Dopodiché ha decapitato Exie. Dopo aver messo la testa nel bagagliaio, ha iniziato a preoccuparsi del fatto che Karen Jones
Avrebbe potuto identificarlo, avendolo visto insieme ad Exie. Ha caricato anche Karen, senza problemi. L'ha fatta salire in macchina e poi l'ha uccisa. Le ha sparato alla testa. Ha gettato il corpo fuori dalla macchina e se n'è andato. Il cadavere è stato ritrovato il giorno dopo in un fosso. Doug conserva un trofeo dell'omicidio compiuto. Si è portato a casa la testa di Exie. Ma sarà la scoperta di cosa ha fatto la coppia con la testa di Exie Wilson a sconvolgere maggiormente gli inquirenti. Invece di restare disgustata vedendo il trofeo del compagno, Carol è eccitata al pensiero di unirsi alle sue perversioni. Hanno appeso la testa per un paio di giorni e l'hanno conservata nel freezer. Carol la tirava fuori ogni mattina. Doug metteva la testa di Exie sotto la doccia e poi la usava per masturbarsi. È assolutamente incomprensibile. La prima volta che gliel'ho sentito dire non riuscivo a credere che fosse accaduto davvero. Non era possibile. Come si fa a fare una cosa del genere? Non è così facile tagliare la testa a qualcuno e poi portarsela a casa per conservarla. È un comportamento terribilmente psicotico. Parlando con Carol, la domanda che le ho fatto è stata: per quanto tempo l'hai fatto? E lei ha risposto: per un paio di giorni. E io: sembra che ti sia divertita a farlo. Oh sì, è stato molto divertente, perché faceva piacere a Doug. Così le ho detto: allora perché ve ne siete sbarazzati? E lei: è una seccatura mettere il rossetto su un viso congelato. Quello che succede quando si commettono sempre più crimini, che diventano sempre più efferati, è che tutto sembra diventare normale. Niente è più scioccante o offensivo per gli individui che si comportano in questo modo. Carol rivela che Clark è coinvolto nell'omicidio di un'altra ragazza. Un crimine ancora irrisolto. Alcuni cacciatori di serpenti che si erano avventurati in una zona montagnosa hanno scoperto il corpo mummificato di una giovane donna. Era il cadavere di una 17enne di Sacramento, una giovane prostituta di nome Marnet Comer. Questa è la zona in cui è stato ritrovato il corpo di Marnet Comer, un'area punteggiata di vecchi materassi e mobili. Il cadavere è rimasto lì per circa 3 settimane. Era agosto e il calore lo aveva putrefatto, ma siamo riusciti comunque ad estrarre il proiettile dal teschio e corrispondeva all'arma del delitto degli altri casi. Clark aveva detto a Carol che aveva tagliato la pancia di Marnet perché voleva che si decomponesse rapidamente. Ben presto, nella zona di Hollywood, viene scoperto il cadavere di un'altra ragazza non identificata. Per quanto riguarda la scomparsa del cantante country Jack Murray, Carol Bundy sostiene di aver compiuto l'omicidio da sola. Lei e Jack si erano conosciuti 1 anno e mezzo prima, quando la Bundy si era trasferita in un nuovo appartamento con 2 bambini al seguito. Carol è entrata in scena quando lui gestiva i Valerio Gardens. Stava cercando un posto dove vivere con i 2 bambini. È subito attratta da Jack, amministratore e manutentore della palazzina, e cerca di catturare la sua attenzione. Faceva cose come prendere la biancheria del figlio e infilarla nel tubo di scarico. In questo modo il lavandino si otturava, lei lo chiamava e lui veniva ad aggiustarlo. E poi, quando lui tirava fuori gli slip del bambino dai tubi, lei poteva dirgli: oh, deve essere stato lui a farlo, che birichino! Ecco cosa faceva per attirarlo a sé. Carol faceva sesso con chiunque capitasse e non si faceva troppi problemi. Era il tipo di persona che ti diceva chiaramente che cosa voleva.
I due cominciano una relazione, ma Murray sembra avere un secondo fine. Jack era un truffatore e si è servito di Carol Bundy e non si faceva troppi problemi quando ne parlava con i suoi amici. Ha detto che era brava a letto e che lui era interessato solo al suo denaro. Carol aveva aperto una cassetta di sicurezza e lui l'aveva derubata. Durante l'interrogatorio, Carol racconta che Doug desiderava una donna che fosse disposta a uccidere per lui. All'inizio della loro relazione, ha detto a Carol che voleva una donna che avrebbe ucciso per lui. E questa cosa l'ha fatta eccitare. Lei pensava davvero che in questo modo lui l'avrebbe amata. Ed era quello che voleva. Voleva essere amata da lui. Perché lui le stava dando qualcosa, un'identità. Senza di lui non aveva niente. È il desiderio di compiacere il suo uomo a spingere Carol a compiere la brutale esecuzione di Jack Murray. Doug odiava profondamente Jack perché lo vedeva come un rivale per le attenzioni e il denaro di Carol. Doug le ha detto che doveva uccidere il suo ex amante Jack Murray. Lei l'ha fatto, l'ha decapitato. E questo per Doug significava che amava davvero lui e non Jack. Lei è rientrata e ha detto a Doug: ho portato Jack con me. Lui si è infuriato e ha iniziato a dire: che diavolo stai facendo? Lei ha tirato fuori la testa dalla borsa e si sono messi a ridere. Il fatto che lei gliel'avesse mostrata li divertiva. È molto più di una complice. È una donna capace non solo di uccidere qualcuno, ma anche di decapitarlo e di portare con sé la testa. Quando ti privano della testa, non esisti più. Non sei più quella persona. Così Jack non esisteva più, nella fantasia o nella realtà. In seguito lei ha affermato: uccidere è davvero divertente. Lo pensava sul serio. Le piaceva davvero e pensava che questa cosa li avrebbe uniti. Durante il periodo di custodia, Doug nega fermamente tutte le accuse mosse dall'amante contro di lui e con una mossa bizzarra sostiene che in realtà gli assassini sono Carol e Jack. Durante tutto il processo, Doug si è dichiarato innocente, sostenendo di non aver fatto nulla, che erano stati Carol e Jack Murray a commettere gli omicidi e che Carol lo avrebbe ucciso perché temeva che sarebbe andato alla polizia. Da allora lui ha continuato a sostenere la sua tesi. Ormai sono passati più di 30 anni dagli omicidi. Tuttavia, ben presto le prove rendono inutile la dichiarazione di innocenza di Douglas Clark. Nel 1980, la coppia letale formata da Douglas Clark e Carol Bundy viene arrestata per gli omicidi della Sunset Strip. Carol decide di raccontare tutto, ma Clark continua a dichiararsi non colpevole. Tuttavia, grazie a una ricerca sul posto di lavoro di Clark, la polizia trova l'ultimo pezzo per ricomporre il puzzle. Le pistole non si trovavano. Non erano nell'appartamento e nemmeno nelle auto. Abbiamo pensato al luogo di lavoro. Ci siamo presentati con un mandato di perquisizione e abbiamo chiesto di poter entrare. Volevano perquisire la fabbrica Jergens, ma loro non erano contenti di doverla chiudere e di spegnere gli impianti. I proprietari hanno fatto perlustrare l'area ai dipendenti prima che noi ricevessimo il mandato. E su una scala che conduce verso la parte superiore di una caldaia, un dipendente ha trovato un mattone spostato in un condotto di ventilazione. E sempre in cima alla scala ha trovato una borsetta. Conteneva le due pistole che Doug e Carol chiamavano i giocattoli. Erano le armi dei delitti. Sembra la fine dei giochi. Eppure Douglas Clark non intende arrendersi senza combattere. In tribunale continua a negare il suo coinvolgimento nei crimini.
è in scena una commedia davanti al giudice e alla giuria. La cosa bizzarra è che in aula Clark ha cercato di comportarsi come un avvocato. Ha indossato un completo gessato per cercare di apparire come un principe del foro. Quando è andato in tribunale si è comportato come il suo avvocato, mostrando nient'altro che arroganza e narcisismo. Sapeva che c'erano moltissime prove contro di lui, ma voleva fare il suo show. Sappiamo bene che è una follia tentare di difendersi da soli. La messa in scena comincia a sfuggirgli di mano e i tentativi di dipingere se stesso come un cittadino onesto falliscono. Ha perso le staffe, ha preso a calci il tavolo in aula e ha iniziato a imprecare verso il giudice. Ha usato l'aula come un palcoscenico per inscenare il suo ultimo spettacolo, per mostrare al mondo quanto era forte e duro. Tutto questo era nella sua mente. Nel 1983 Douglas Clark viene condannato a morte ed oggi è in attesa di esecuzione in California. Grazie al patteggiamento, in cambio della sua testimonianza contro Clark, Carol Bundy è condannata al carcere a vita. La storia di Douglas Clark e di Carol Bundy lascia una traccia indelebile su chi li ha incontrati. Tutti in ospedale eravamo mortificati. Abbiamo lavorato fianco a fianco con lei e non sapevamo niente. Avrei potuto essere una delle sue vittime. Se le fossi piaciuta, avrebbe potuto dirmi: «Vieni, c'è un ragazzo che voglio farti conoscere». E probabilmente ci sarei andata. Cosa ha spinto Douglas Clark e Carol Bundy a portare all'estremo le loro fantasie? Sono nati per uccidere. Non credo che Carol sia nata cattiva. Penso che lo sia diventata a causa di Doug e dei suoi trascorsi. Considerando il suo passato, era inevitabile che la sua vita prendesse una brutta piega. In un modo o nell'altro. Sarebbe stata picchiata o uccisa, o le sarebbe accaduto qualcosa del genere. Oppure avrebbe incontrato qualcuno come Doug e avrebbe iniziato a uccidere. Sicuramente Bundy non è nata per uccidere. Ha avuto una vita piena di abusi e successivamente avrebbe fatto di tutto pur di ricevere le attenzioni di un uomo. Dubito fortemente che Carol avrebbe ucciso se non avesse incontrato Douglas Clark. Sicuramente era sociopatica, ma non omicida, fin quando non si è unita a Doug Clark e ha sentito il bisogno di compiacerlo sessualmente, di dipendere da lui e di accontentarlo. Non credo che Carol sia un'assassina nata, ma penso che per lui sia stato molto facile manipolarla e farle fare quello che ha fatto. Clark è tutta un'altra storia. In lui c'è qualcosa fin dai primi anni di vita che lo ha fatto diventare piuttosto narcisista. Sfruttava le persone per gratificare se stesso, per esaltarsi e gonfiare il proprio ego. Sicuramente aveva una predisposizione o un'inclinazione a comportarsi in modi che non gli permettevano di relazionarsi emotivamente con gli altri. Era molto distaccato e in realtà non gli importava di nessuno, ma soltanto di se stesso. Penso che Doug Clark sia un assassino nato. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che prima o poi avrebbe ucciso qualcuno, perché nelle sue fantasie c'erano proprio dei cadaveri. Nel 2003, dopo aver scontato 23 anni di carcere, Carol Bundy muore di infarto nella sua cella. Ancora oggi Douglas Clark ritiene di essere stato condannato per dei crimini che non ha commesso. Doug sta ancora cercando di convincere la gente che lui non è il vero assassino. Se dovesse descriversi, direbbe che è un gran lavoratore. Ci ha detto: «State cercando un uomo malato, non sono io». E invece è proprio lui. Quello che è certo è che molte persone portano ancora le cicatrici dei loro crimini. Jeanette Murray,
non ha avuto nemmeno la consolazione di seppellire il marito. Alla fine lo abbiamo cremato perché non l'hanno trovata. Hanno guardato nei cassonetti per cercare la testa, ma dopo un'intera settimana non c'è stato modo di trovarla.